Amici di Lombardia Notizie Online, oggi a Palazzo Lombardia è stato firmato un importante accordo che riguarda l'aeroporto di Malpensa. Si tratta del Malpensa Master Plan 2035, un'intesa tra tutti gli enti coinvolti per progettare insieme lo sviluppo dell'aeroporto da qui appunto ai prossimi anni. Ascoltiamo dunque le interviste raccolte dalla collega Paola Stringa. Un accordo importantissimo sia per quanto riguarda il metodo sia per quanto riguarda il contenuto. Il metodo è quello più giusto, è quello di confrontarci con tutte le contrapposte esigenze, ascoltare tutti, cercare di trovare una soluzione che possa soddisfare le necessità di tutti. E per quanto riguarda il merito, credo che sia stato raggiunto un accordo equilibrato che cerca di mettere insieme lo sviluppo alla sostenibilità. Sono due elementi che se si studia e se si affrontano i problemi con l'apertura mentale con cui si sono affrontati in questa occasione, si possono rispettare entrambi. Il Presidente di Regione Lombardia ha parlato di un metodo di Regione Lombardia alla partecipazione di questi tavoli e per il raggiungimento di un buon risultato. Di cosa si tratta? Beh, ha proprio ragione il Presidente, perché il risultato di oggi è il frutto di un confronto che è durato mesi e mesi e anche proprio il tavolo negoziale avviato lo scorso autunno è proseguito con riunioni periodiche, ciascuna di 2, 3, 4, a volte 5 ore per approfondire ogni singolo aspetto, e solo così si può arrivare a una mediazione soddisfacente, non rimanendo sulla superficie, non limitandosi agli slogan, non arroccandosi sui propri interessi ignorando il punto di vista degli altri, ma mettendosi tutti insieme a ricercare quella sintesi fra interessi tutti legittimi ma a volte contrapposti che può essere l'unica condizione per uno sviluppo realmente sostenibile. E questo è il metodo Lombardia, la capacità di trovare questa sintesi attraverso il lavoro e attraverso il negoziato con tutti i soggetti che portano questi interessi e che hanno il diritto di essere ascoltati e riconosciuti. Grande soddisfazione da parte nostra e grande ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti, chiaramente in particolare alla Regione che ha veramente lavorato a lungo mediando gli interessi e trovando una sintesi. È importante, pur non essendo finito il procedimento perché deve andare a livello nazionale, ma è un passaggio intermedio fondamentale e che crea i presupposti migliori per un esito poi positivo del procedimento. È anche un momento storico particolare perché credo non sia mai stata siglata un accordo di questa portata, è anche un esempio, un buon esempio di come si fanno le cose e come si cercano di coniugare in un territorio e intorno a un'infrastruttura strategica come Malpensa, una sviluppo e sostenibilità. Un'intesa dunque con impegni precisi che tutte le parti si impegnano a portare a compimento. Con questo è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito lombardianotizie.online e sui nostri canali social.